Buon di fioi, buon di toso, buonasera fioi, buonasera tose, dipende da che ora guardare sto video. Come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live in versione estate, anche se sono palesemente on demand. Siete fantastici, unici, meravigliosi. Un applauso per tutti voi. Stene Channel sta raggiungendo gli 11.300 iscritti. Cifroni, cifroni, cifroni. Quindi mi sembra il minimo ringraziarvi e vi ricordo che mi potete seguire sempre per merito vostro anche sulle stories di YouTube che mi sono state sbloccate visto l'alto numero di iscritti. Video velocino, scusate se lo registro solamente oggi, ma ieri sera ho avuto dei problemi tecnici. C'è stata la prima semifinale d'andata delle due, perché stasera c'è in programma l'altra sfida, ovvero Frosinone-Pordenone. Semifinale per, valida appunto per la qualificazione alla filanissima dei playoff di Serie B che vale la promozione in massima serie. Il Chievo si è imposto 2-0 contro lo Spezia. È stata una gara a mio avviso dei due volti, primo tempo appannaggio dei padroni di casa, secondo tempo invece a favore degli ospiti che si sono comunque imbattuti contro un portiere Schemper o Semper, adesso non lo so come si pronuncia, comunque il guardiano clivense che ha compiuto l'ennesima parata decisiva neutralizzando un penalty, ma ci arrivo con ordine. Cronologicamente comunque gli eventi sono stati questi: è passato subitissimo in vantaggio il Chievo dopo due minuti con Djordjevic, ha giocato bene i primi 20 minuti la squadra di Alfredo Aglietti, tanto da raggiungere il raddoppio al nono con Segre, una bella azione in velocità, e nel frammezzo addirittura c'era stata un'occasione per Obi che per poco non è riuscito a raddoppiare, c'è riuscito successivamente appunto il suo compagno Segre. Da quel momento in poi il Chievo ha controllato la sfida, ha punzecchiato in contropiede, ha sfiorato il terzo gol ed lo ha anche ottenuto a fine primo tempo. Ma Djordjevic si è vista annullare la rete e dico io così, aggiungo una mia personalissima considerazione, ben venga il VAR, perché non so se a occhio nudo veniva annullata questa rete, comunque tutto regolare, insomma non ci sono neanche state proteste da parte insomma dei veronesi. L'unica reazione, se non ricordo male, dello Spezia è stato un tiro di Ricci che il portiere Semper o Schemper, che dir si voglia, ha messo in calcio d'angolo. Nella ripresa invece poi i bianconeri ospiti si sono rimboccati le maniche, hanno provato più e più volte ad accorciare le distanze. Nel loro momento migliore però appunto si sono scontrati contro un muro invalicabile come il portiere Semper, che prima ha neutralizzato un nettissimo calcio di rigore concesso allo Spezia per fallo su Nzola, ma Ricci dal dischetto non è risultato abile, ma comunque, ripeto, qua più mi sa che c'è la bravura dell'estremo difensore del Chievo, che precedentemente aveva neutralizzato quello di Ciciretti, aveva ipnotizzato la Mantia, adesso poi ci ha messo i guantoni su Ricci. Quindi se il Chievo dovesse arrivare in finale, sicuramente un contributo determinante lo ha dato il suo portiere. Poi lo Spezia ha colpito anche una traversa con Zola, lo Spezia ha colpito la traversa della porta difesa da Semper con una zuccata di Nzola, e anche lì ci si è messa in mezzo la sfortuna nei confronti della squadra di Vincenzo Italiano, e quindi poi la partita diciamo si è conclusa in questo modo con lo Spezia che ci ha provato più e più volte, addirittura poi in contropiede al 93esimo Morsai ha colto un altro legno per il Chievo e poteva essere un 3-0 pesantissimo. Già il 2-0 veramente è un risultato che è estremamente difficile da ribaltare, figuriamoci se fosse addirittura arrivato il triplo svantaggio per la squadra spezzina. Adesso niente, ci sarà questa gara di ritorno, una gara dove lo Spezia deve gettare il cuore oltre all'ostacolo, perché per passare il turno, se non erro, la squadra ligure deve vincere con due gol di scarto, e quindi
sarà una sfida interessantissima da seguire proprio anche per un discorso legato a chi farà poi compagnia tra la vincente tra Frosinone e Pordenone. Bene, Fioi, direi che la mia analisi si conclude qui. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo i miei partner, Giada, la nutrizionista del web. La potete trovare nel suo sito internet, giadalanutrizionistadelweb.blogspot.com. Se la volete invece contattare su Facebook, chiocciola chiedilo a Giada, nel motore di ricerca appunto di FB, e trovate la sua pagina ufficiale. La volete invece contattare personalmente sul suo profilo privato, basta scrivere sul motore di ricerca Giada El Giabri. Vi ricordo la mitica idea sposa di Miriam Piazza, Vieromea 71 a Legnaro Padova, abiti da sposa di classe per spose di classe. Ogni tanto mi impappino anch'io, ma vabbè, ci può anche stare visto il caldo. Bene, Fioi, mi congedo qui, per cui cosa dirvi? Che ve voglio bene, steme bene, e se vediamo il prossimo video, la prossima live o la prossima puntata di Stene Live in versione estate. Ciao a tutti!